la Radio Fusion TV si trova al locale L'Alternativo, che si trova a Sinna, in via Sant'Elena numero 19, e qui con noi abbiamo uno dei proprietari, uno dei soci del locale, Giorgio Satti. Una domanda: com'è nata l'idea di aprire questo locale? Quindi noi abbiamo aperto questo locale insieme a due amici, Giuseppe e Giuseppe, per un po' per noia, perché non sapevamo che cosa proporre a Sydney. Ci eravamo stufati della vecchia Sydney e vogliamo una Sydney che abbia un po' di movida notturna, un po' qualcosa di diverso, di alternativo. Avete avuto, diciamo, un buon riscontro da parte dei cittadini sinaesi, dei giovani cittadini? Si può dire di sì. Ci sei tu, c'è lui, un po' di gente arriva sempre. Si può dire che i giovani apprezzano le iniziative, che possa essere musica, che possa essere un'iniziativa come oggi, che diamo la possibilità ai nostri clienti, gli artisti locali, di esibirsi, di far vedere ciò che sanno fare. Diciamo, infatti, oggi è stato organizzato The First Day of Art, insomma. Dove abbiamo il live painting e poi una serie di ragazzi che dopo vedremo, intervisteremo, che fanno ad esempio le anelli in uncinetto, oppure delle borse con dei dischi di vinile laterali. E poi durante il fine settimana organizzate anche altre serate. Il giovedì, per esempio, avete organizzato la pericena fino a un paio di settimane fa. La pericena, mentre adesso da ottobre riproporremo il karaoke la domenica o il giovedì, ancora dobbiamo decidere. Comunque ci sarà sempre musica live delle migliori band della nostra zona e niente, cerchiamo di proporre sempre qualcosa di nuovo. Fanno serate, diciamo, dal giovedì, venerdì e sabato e domenica, naturalmente aperti anche gli altri giorni, lunedì, martedì, mercoledì, dalle 21 in poi, a meno che non ci sia qualche serata particolare come oggi, che eravamo aperti dalle 18. Benissimo, adesso andiamo un po' a intervistare i vari ragazzi e gli artisti della serata. Qua abbiamo la dimostrazione della serata, il live painting organizzato da La Spina, Ilaria Calzetta. Allora, cosa state, diciamo, rappresentando nel murales? Diciamo che è uno sfondo abbastanza fantasy. Ci stiamo, diciamo, un po' svagando, facendo cose che ci piacciono e niente. Ci stiamo È una passione o è nata come una professione, insomma? Nostra passione, vorremmo farla diventare una professione anche. Abbiamo fatto anche le scuole per l'artistico. Bellissimo, cos'è questo? Un glicine? Un salice con fiorito, diciamo. Adesso devo ancora finirlo perché comunque è abbastanza tosta, come devo fare prima lo scuro, poi l'ombra, poi la luce. Quindi l'ho lasciato un po' perdere perché stavano incrociando gli occhi un attimo e ho lasciato perdere. Cercando i dettagli dei soffioni e delle... È un bel lavoro, insomma. Continuiamo le dimostrazioni della giornata dell'arte, la serata dell'arte. Qua abbiamo con noi una ragazza che realizza dei lavori ad uncinetto, giusto? Sì, esattamente. Faccio degli orecchini all'uncinetto. Poi queste borse come vengono fatte invece? Compro della stoffa che taglio, cucio e poi buco i dischi e monto a mano. Molto semplice. Quindi organizzare le bancarelle in varie postazioni, anche a Cagliari? Quando posso sì, vado un po' dappertutto. Beh, valorizziamo i lavori fatti a mano, anche questo anello l'ho preso da lei. Niente. Continuiamo la rappresentazione dei vari artisti della serata. Qua abbiamo con noi invece, come ti chiami? Andrea. Allora, cosa stai facendo, Andrea? Un graffito in freestyle. Fai come? Fare una bozza prima, diciamo. Ah, addirittura senza una bozza, fai proprio a mano libera? Sì. Complimenti, molto, molto bravo. È una tua passione da quando? Da circa 2 anni e mezzo che faccio graffiti. E li fai, diciamo, avete un gruppo tra di voi, vi organizzate nei vari murales? Sono in una crew, il gruppo sono le crew, però io, diciamo, vado con qualche amico oppure faccio graffiti anche in queste situazioni, che so, locali oppure palestre, qualcuno che vuole un logo, un disegno, io glielo faccio. Tra
l'altro, infatti, noi avevamo anche richiesto proprio al comune di Sinai di abbellire Sinai con vari murales e graffiti, per esempio Sant'Isidoro, la piazza di Sant'Isidoro, perché comunque ci sono vari muri bianchi che secondo me si potrebbero abbellire con tantissimi graffiti. Soprattutto quelli grigi. Pensiamo per esempio, infatti, proprio un nostro amico aveva proposto di riproporre nella piazza Sant'Isidoro i vari temi da calcetto, da calcio. Voi comunque, se vi mettete d'accordo e vi proponete all'amministrazione attuale, proponete un progettino per la piazza Sant'Isidoro, se siete d'accordo. Sì, perché no? Se so che qualcuno ha organizzato qualcosa del genere, io prendo parte, certo. È una buona idea che può valorizzare sia voi che comunque il comune di Sydney, insomma. Allora, un'altra artista della serata, qua abbiamo con noi... Patrizia. Patrizia, cosa realizzi tu invece? Dei quadri di mia creazione. Con che cosa? Con che pittura? Pittura acrilica, poi vari altri materiali particolari che utilizzo per fare questi quadri. Ci avviciniamo adesso, guardiamo anche altri quadri che sono qua dietro, così ce li spieghi un po', insomma. Per esempio, a me è colpito un po' questo, rappresenta un po' l'albero della vita. L'albero della vita, della fortuna, dell'amore. Questo l'ho realizzato insieme ai miei figli, con la collaborazione dei miei figli. Mi è piaciuto molto, è molto caratteristico. E invece questo? Questo è un altro particolarità, insomma, due cuori che si uniscono, però i quadrati e il ritorno alla realtà. Ah, ecco, bellissimo, mi piace molto. Particolare anche questo con la margherita e questo con varie pitture. Questo è fatto con cosa è fatto questa parte qua? Delle pietroline colorate che applico col Vinaville, applico il Vinaville e dopodiché metto le pietrine, lascio asciugare ed esce poi il. Anche qui c'è foglia oro, colori acrilici, ci sono un sacco di colori, è pieno, cioè tante cose usa assieme, neanche io lo so, molte volte. Io prendo e metto. Chi volesse acquistare i suoi quadri, dove li può trovare? O chiedono qui all'alternativo, perché questi li ho fatti per l'alternativo, questi sono i quadri dell'alternativo, ecco. Poi molte volte li vedono qui, me li chiedono. Invece se magari uno non volesse comunque rivolgersi direttamente a lei? Contatto Facebook. Sorry Patrizia. Patrizia, devo dire anche la mail. p.patrizia@hotmail.it. Allora, qua abbiamo un altro artista della serata, il tuo nome è? Gianni Pugeddu. Cosa realizzi? Faccio un po' di tutto, di quadri su tela e spray painting. Con cosa realizzi i tuoi quadri? Semplicemente con bombolette, carta fotografica e attrezzatura varia, dalla mete a spatole. E molta manualità, insomma. Ci avviciniamo a quelli che sono là dietro perché me ne ha colpito uno. Cosa rappresenta questo quadro? Allora, quello in teoria dovrebbe essere... dovrebbe essere la montagna con la cascata, e un paesaggio così inventato sul momento. Questo con cosa è stato realizzato invece? Allora, quello è... allora, c'è un po' di cartone, un po' di plastica, e niente, ci sono delle cozze vere e con la caldo. Allora, chi volesse acquistare i tuoi quadri, dove può trovarli? Allora, su Facebook. Al nome di Gianni Push e niente, mi contattate poi. Qua abbiamo con noi Marco Maronzu, direttore artistico, organizzatore di vari eventi non solo qua a Sinai ma anche a Costa Rei, a Mara e anche in altri posti, adesso non ricordo, e organizza qua anche varie serate. Ci ricordi alcune di queste? Beh, alcune serate sono tipo il karaoke domenicale, il karaoke del giovedì qua all'alternativo. Facciamo appunto questo, diamo questo piccolo contributo anche in questo locale, facciamo cantare la gente, cerchiamo di rendere protagoniste non solo gli artisti, i veri artisti, ma anche chiunque ha voglia di cantare ed esprimersi comunque in qualche modo. Allora, qua ricordiamo anche altre cose che Marco Maronzu fa, è anche cantante di un gruppo musicale, gli Spreng. Quando riprenderete a suonare? Che suonano benissimo, Muse, poi anche altri gruppi, adesso non mi ricordo, cover dei Muse e di altri gruppi. Un genere, andiamo sul punk rock, il punk rock in più, diciamo,
la novità del gruppo è che comunque facciamo diverse cover anni 80 e le riproponiamo e le riarrangiamo in chiave punk rock. Quindi diciamo che spaziamo su un genere più che su un genere, su una data che va dagli anni 70 in poi, dai Rolling Stone e un gruppo come gli A-ha con Take On Me. Lo riproponiamo in una chiave punk rock. Riprenderemo comunque con le serate, con gli Sprung per la stagione invernale, speriamo ottobre. Comunque è un periodo un po' particolare questo, dove comunque ancora il caldo qua in Sardegna si fa sentire, quindi penso che riprenderemo a breve. E invece con le serate di karaoke quando riprenderai qua all'Alternativo? Le serate di karaoke all'Alternativo riprenderanno precisamente a ottobre, quindi la prima settimana già faremo qualcosa, vi faremo sapere comunque tramite Facebook, che è uno dei canali ormai più seguiti, quindi vi faremo sapere tramite Facebook con gli eventi vari, quindi tra il karaoke, che sarà uno di quelli più incisivi qua all'Alternativo. Ad allietare la serata dedicata all'arte abbiamo qua il gruppo The Shell Project, qua abbiamo il cantante di nome Stefano, poi Giacomo, Paolo. Tu suoni, tu canti, giusto? Canto, sì, suono la chitarra. Invece? Io batteria, sono ospite loro. Come tu? E invece tu? Voce, chitarra solista. Benissimo, cosa suonate voi? Che cover fate? Allora, questo è un progetto acustico, in realtà abbiamo un gruppo dove facciamo delle nostre canzoni. Questo progetto è, diciamo, semplicemente per tirare a campare, si può dire, sì. Sono delle serate in cui facciamo delle cover di rock inglese esclusivamente. In realtà non siamo neanche, cioè siamo sardi tutti quanti, ma non viviamo più da parecchi anni qua in Sardegna. Siamo qua, diciamo, stiamo preparando uno spettacolo, viviamo a Milano tutti quanti. E niente, questo progetto, siamo parte di una band perché mancano altri due elementi. Niente, facciamo delle cover di rock inglese, esclusivamente rock inglese perché ci piace così. E come mai sono riusciti a contattarvi i proprietari dell'Alternativa? Perché noi alla disperata ricerca di lavoro siamo andati in giro per tutti i locali dell'Interland. Esatto, sì, ci siamo proposti, i ragazzi dell'Alternativa sono stati molto carini e ci hanno offerto questa opportunità di suonare in questo giorno. Visto che comunque questo video andrà su Facebook e state cercando proprio pubblicità, è anche un modo per farvi pubblicità agli altri locali che magari stanno cercando un gruppo, quindi proponetevi, insomma. Assolutamente, potete trovarci sul nostro contatto Facebook, The Shell Project, ci saranno dei video come questo, penso. Niente, se volete contattateci e pagateci anche bene. Facciamo domande un po' più personali. Da quando nasce la passione del canto? Da quando avevo 16 anni più o meno, da quando ho iniziato ad ascoltare musica, ho pensato di voler fare un gruppo, di voler cantare, quindi mi sono dedicato a questo a tempo pieno, possiamo dire più o meno, con alti e bassi, ma più o meno a tempo pieno, insomma. Hai seguito delle lezioni oppure canti da dilettante, insomma? Diciamo, ho seguito delle lezioni, ma in realtà ho preferito comunque non assiduamente, insomma, seguire un percorso di quel tipo a lungo termine che mi portasse poi magari a fare, insomma, non so bene come dirlo, nel senso di... Sì, sì, no, abbiamo capito, certo. La preparazione quanto richiede, diciamo, durante la giornata? Quanto tempo richiede? Per questo progetto devi chiedere a loro, perché io sono... In generale, tu suoni la batteria, quanto tempo ti richiede durante la giornata? Niente, alla settimana, una volta, 3 ore. Quindi pochissimo, insomma. È un hobby, non è il mio mestiere questo, faccio altro, è giusto per divertirmi. Ho capito. Beh, diciamo che l'intervista avete dato delle... anche la mascotte, abbiamo anche la mascotte. Tu come ti chiami invece? Daniele. Sei qualche fratello di qualche musica? No. Sì, è mio fratellino, in un certo senso, sì. E il mio preferito era quello che usava la batteria, non si fermava mai. Quindi ti piace questo tipo di musica, insomma? Molto. E ho notato prima che ballavi, andavi al ritmo. Potrebbe farvi uno show se volete.
sì, però so fare qualche mossa, ma ormai sto... mi sto sciogliendo. Vai Dani, un piccolo spettacolino per te. Bravissimo! Abbiamo intervistato uno dei proprietari, abbiamo intervistato alcuni artisti locali, intervistiamo anche clienti dell'alternativo. Fai un po' di pubblicità a questo locale, quali sono i pregi? Bellissimo, bel locale, l'unico locale di Sinnai, bella musica, birra buona, bravi gestori e niente, tutto qua. Quindi un'ottima rappresentazione di questo. Sì, sì. Si sta nell'ambiente, sì, tra amici. Poi c'è Matteo Caramanamen su Melus. Una domanda, perché venite qua all'alternativo? Perché la nostra amica Laura Mereu ci stressa col karaoke, basta, aiutateci! Le conclusioni di questa intervista dopo aver chiesto i pareri dei vari clienti, degli artisti della serata e dei proprietari, possiamo semplicemente dire una cosa: venite all'alternativo perché si sta bene, perché l'ambiente è molto accogliente, perché ci sono tantissimi amici. Io stessa vengo molto volentieri il giovedì a cantare karaoke perché io amo cantare, che come ha detto Marco Merongiù inizierà proprio a ottobre, e quindi invitiamo i giovani di Sinnai a frequentare i locali che si trovano in questo comune, perché anziché ogni volta andare a Cagliari o comunque nell'Interland, perché l'alternativo vi aspetta.